Ciao ragazzi e ben ritrovati dal vostro Handyman. Quest'oggi ci occuperemo di sostituzione regolatore di tensione su una moto. Dunque vi spiego in 2 secondi cosa mi è successo. L'altro giorno stavo tornando a casa, fortunatamente ero in colonna e avevo la frizione tirata, la moto si è spenta all'improvviso. Ho successivamente provato a riaccenderla, ma tutto era morto. Quindi sono riuscito ad arrivare a casa, sono andato là con una batteria di riserva, l'ho collegata in parallelo e sono riuscito a riportarla a casa. A casa ho provato a caricare la batteria, ma non dava segni di vita e la batteria non aveva neanche un anno di vita. Quindi cosa ho fatto? Ho comprato una nuova batteria, sono andato a controllare la tensione a riposo e a 5000 giri e ho trovato una brutta sorpresa. Nel video vi farò vedere il controllo completo, quindi il controllo della tensione più il controllo dello statore. Ma limitandoci alla sostituzione del regolatore di tensione, quello che si è rotto, si tratta di un'operazione estremamente semplice, almeno nel caso della mia moto. E il tutto si può fare in circa 10 minuti di lavoro con esattamente 2 chiavi. In più ovviamente il ricambio che si può trovare tranquillamente su internet. Quindi bando alle ciance, mettiamoci subito all'opera. Abbiamo verificato che la differenza è di circa 5 volt, quindi qua il massimo è 2,5, quindi c'è qualcosa che non va. Ora andiamo a controllare lo statore, quindi dovremo sconnettere lo statore per poi andare a misurare la resistenza come specificato qua. Allora, i cavi dello statore sono qua sotto, in mezzo a quei mucchio di fila in fondo. Per andarlo sotto dobbiamo alzare il serbatoio. Allora, per fare il controllo dell'alternatore, l'alternatore è qua dentro e sul nostro schema, io l'ho chiamato statore, è qua. Vedete questi 3 fili che escono dallo statore? Sono le 3 fasi. Vedete di qua escono 3 fasi più altri 2 fili. E il cavo è questo qua. Come vedete le 3 fasi sono quelle bianche e più gli altri 2 fili che vanno all'altro connettore. Quello che dovremo fare è controllare la resistenza tra le 3 fasi, come specificato qua, Stator Coil Resistance, che deve essere compresa tra gli 0,23 e gli 0,35. L'importante è settare il tester con fondoscala 1 ohm. Allora, io purtroppo non ho il fondoscala da 1 ohm, ma il minimo che posso impostare è 200 ohm. Dobbiamo semplicemente controllare la resistenza tra queste 3 fasi. Allora, qua siamo a 009, idem qua e idem qua. Allora, teoricamente noi saremmo fuori specifica, ma primo, qua va controllata a 20 gradi e qua non ci sono 20 gradi, e secondo, questo tester qua ha come fondoscala 200 ohm, quindi non è abbastanza preciso come quanto richiede il manuale. Io tuttavia ho fatto un po' di ricerca su internet e in casi come questo, dove la tensione è troppo alta, vuol dire che comunque l'alternatore carica. In più, anche per via del multimetro, se la resistenza è sotto all'ohm in tutti e 3 le fasi, noi possiamo considerare l'alternatore funzionante. Comunque, in ogni caso, se l'alternatore avesse dato problemi, avrebbe dato problemi che non caricava la batteria. L'unica cosa che potremo fare adesso è controllare continuità tra l'alternatore e la massa. Questo non deve assolutamente accadere, quindi andiamo a impostare il multimetro su controllo continuità, andiamo a prendere una fase e andiamo a massa, magari andiamo proprio sul negativo che è qua dietro. Non c'è. Proviamo l'altra fase. Ok, ultima fase. Perfetto. Allora, non c'è continuità. La resistenza è sotto all'ohm, anche se non è come richiesto dal manuale di istruzioni. Possiamo considerare il nostro alternatore funzionante. Quindi adesso dovremo rimontare il tutto e semplicemente sostituire il regolatore di tensione. Allora, diamo comunque un po' di spray per contatti elettrici e andiamo a ricollegare l'alternatore al circuito. Copriamo tutti i cavi. Ok, a posto. Ora c'è da ricollegare il serbatoio. Allora, bene, visto che
lo statore funziona e abbiamo i nostri 17 volt alla batteria, dobbiamo andare a sostituire il regolatore di tensione. Questo qua si occupa di raddrizzare la tensione da alternata dell'alternatore a continua, in più riporta la tensione a un valore massimo di circa 15 volt. Quindi avendo 17, questo qua è da sostituire. Ora andiamo a montare il nostro ricambio. Eccolo qua, questo è il nostro nuovo ricambio. Bene, andiamo a connettere il connettore. Perfetto, andiamo a fare il test che abbiamo fatto prima mettendo il nostro multimetro ai capi della batteria. Facciamo il test con motore al minimo, dopodiché andremo a accelerare circa fino a 5000 giri al minuto. Perfetto, come avete visto la tensione è rimasta a 14 volt, quindi ottima notizia. Il nostro regolatore funziona, ma ora per sicurezza faremo anche un'altra cosa. Allora, ho comprato questo piccolo voltmetro, il quale lo andremo a applicare circa qua, in modo da controllare in marcia il voltaggio della batteria. Questo qua ci sarà utile nel caso, per n motivi, l'alternatore non carichi più oppure il nostro regolatore cessi di funzionare, noi potremo accorgersene in anticipo, perché vi ricordo, se la batteria ci molla la moto si spegne, se vi succede in curva potete cadere, quindi lo metto per sicurezza. Allora, dato che dobbiamo mettere il nostro voltmetro sotto chiave, dobbiamo cercare un filo che è sotto chiave. Per trovarlo utilizzeremo il nostro multimetro e gireremo la chiave, appunto per verificare dove c'è tensione. Allora, fondo scala 20, ora la chiave è disinserita e la batteria ovviamente è sotto tensione. Mi voglio concentrare su questi due fili rossi qua dietro, 1 e 2. Verifichiamo il primo. Non c'è tensione. Nel secondo sì, quindi vuol dire che questo qua non è sotto chiave. Luci spente, andiamo a girare la chiave. Siamo a 12,2 sul filo che è sotto chiave, 12,4 invece quello che non era sotto chiave e 12,4 la batteria. Quindi diciamo che abbiamo solo 0,2 volt di differenza. Ora giro la chiave e va a zero. Quindi dovremo prendere questo filo qua da portare al nostro voltmetro, mentre per quanto riguarda il negativo andiamo semplicemente a massa, quindi possiamo collegarci direttamente qua. Ora andiamo a collegare i due principali e andiamo a collegare sopra quello che andrà al voltmetro. Mettiamo la calotta di protezione, tagliamo la guaina in eccesso e richiudiamo qua. Fianco di spray. E voilà, questo qua lo andiamo invece a mettere sotto al negativo della batteria. Allora, questo va qua, quindi il collegamento è fatto, ora andiamo a montare il voltmetro. Allora, abbiamo ricollegato la batteria, abbiamo attaccato con i Faston il nostro voltmetro, adesso ovviamente lo fisseremo meglio. Verifichiamo. Perfetto, ora proviamo a accendere. Perfetto, ora andiamo a fissare comunque provvisoriamente il voltmetro e facciamo un giretto.
abbiamo finito il nostro giro, la moto funziona, quindi il regolatore è stato cambiato, abbiamo montato, anche se provvisoriamente, il nostro voltmetro, dopodiché faremo anche una bella staffettina da fissarlo qua e sistemeremo anche il giro di cavi. Quindi ciao e al prossimo tutorial!